L'acqua è arrivata a raggiungere i 6 metri in questa zona, il fiume è esondato e qui era proprio come se ci fosse il letto del fiume che passava, trascinava via le auto, i cassonetti, ha rotto qui, ha rotto tutto. The Grey Meltdown, scena 2, take 1. Questo documentario dipende solo da eventi reali. Nessuna delle storie raccontate è romanzata o inventata. Gli eventi estremi descritti dipendono fortemente dal cambiamento climatico. Dobbiamo sviluppare un ecosistema resiliente per difenderci da un futuro incontrollabile. Fiumi esondati, 32.000 sfollati, 16 vittime e più di 1.000 frane. Danni per 1,5 miliardi di euro. Questa è l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023. Siamo in una delle zone più colpite, siamo a Faenza e qui voglio farvi vedere esattamente dove è arrivata l'acqua. Guardiamo quell'albero e lì proprio all'altezza delle foglie arrivava. E guardiamo più dietro, l'edicola era totalmente sommersa di acqua. Questa è stata l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023, una delle più devastanti. Si sono rotti 21 argini dei fiumi che hanno allagato totalmente la pianura padana. I giorni precedenti al disastro, quindi i giorni precedenti al 16 maggio, si sentiva che i meteorologi dicevano: ma deve arrivare una perturbazione molto più potente di quella di 15 giorni prima, c'era qualcosa nell'aria. Come mai avremmo pensato che sarebbe arrivata una cosa del genere? Sono Luca, faccio l'edicolante da 13 anni, sono in un quartiere vicino alle rive del fiume Lamone, che ha esondato il 16 maggio scorso. L'acqua è arrivata a raggiungere i 6 metri in questa zona. La gente mi ha detto che il culmine è stato fra l'una di notte e le 5 del mattino. Io sono arrivato la mattina alle 6. All'una sono andato a casa perché c'era questa allerta meteo e la sera alle 7 si è capito che la situazione era critica. L'acqua è arrivata a raggiungere i 6 metri in questa zona, il fiume è esondato e qui era proprio come se ci fosse il letto del fiume che passava, trascinava via le auto, i cassonetti, ha rotto qui, ha rotto tutto. Abbiamo tolto 30 centimetri di fango dal tetto. Quando siamo entrati la prima volta c'erano 50 centimetri di fango per terra e non riuscivo a camminare perché il fango teneva giù gli stivali e quindi ad ogni passo mi uscivano i piedi dagli stivali. Qui era tutto rovesciato, le cose avevano galleggiato, il controsoffitto si era impregnato d'acqua, stava crollando, l'abbiamo smantellato subito. E se consideriamo i primi giorni sembrava che fosse esplosa una bomba qua, era surreale. All'inizio eravamo partiti carichi e poi però questo fango spuntava sempre fuori, è stato parecchio difficile. Non possiamo meravigliarci che una pianura alluvionale si allaghi a causa dei fiumi. Si è formata proprio in questo modo. Tutti i 21 fiumi che ho citato strabordavano portando i sedimenti. Ma quindi di cosa dobbiamo meravigliarci? Dell'incapacità del suolo di drenare tutta quell'acqua. Negli ultimi millenni abbiamo bonificato questa pianura, abbiamo creato canali, abbiamo canalizzato fiumi, abbiamo disboscato e il 40% di tutta la terra ora è coltivata a monocultura. E questo, soprattutto in condizioni aride, fa sì che il suolo diventi totalmente impermeabile. Sappiamo già che l'Emilia-Romagna è a rischio medio-alto per alluvioni. Eppure questa regione è la terza per aumento di consumo di suolo a livello urbano e soprattutto agricolo. Il suolo è l'unico alleato contro queste alluvioni perché è capace di drenare l'acqua e fare da spugna. Eppure in una regione, nella pianura, dove il 40% del territorio è coltivato a monocultura, abbiamo canalizzato i fiumi, abbiamo distrutto i boschi ripariali, è impossibile che il suolo sarà il nostro alleato in futuro. Morale delle altre persone è molto a terra. Il fatto che io abbia detto subito che io volevo riaprire ha dato un po' coraggio alle persone che abitano qui. Ho detto voglio esserci per questa rinascita perché erano molto preoccupati che questo quartiere finisse in desolazione. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, sembra un clima sempre più tropicale e imprevedibile. Bisogna prevenire sia con le opere idrauliche, quindi cercando di allargare il letto del fiume, ma anche noi dobbiamo stare più attenti a quello che facciamo tutti i giorni e quando succedono eventi così la paghiamo. I lavori non avanzavano come volevo e quindi hanno fatto finché hanno potuto. In questo momento penso che siano fermi perché non hanno ancora ricevuto nulla dallo Stato, come anche noi.
nostra logica è stata tutto a tutti, siate di casa in casa, con la logica poi di parlare alle persone, di raccontare le cose, di capire eventuali necessità, di spiegare la modulistica dei contributi, che il nostro scopo è stato anche quello di non sprecare niente. Il cuore dell'Italia si è aperto, ci hanno riempito di merce, l'abbiamo divisa per tipologia, poi successivamente fatte queste scatole specifiche e consegnate alle famiglie. Ci è avuto tanto tempo, non siamo Amazon che portiamo il pacco e ce ne andiamo, stavamo lì a parlare con le persone, ma l'abbiamo fatto stravolentieri perché siamo stati accolti bene da tutti. Questa seconda fase invece è quello che purtroppo di certe donazioni non abbiamo avuto una quantità sufficiente. Ad esempio specifico abbiamo dei mobiletti, delle cassettiere che ne abbiamo avute e quindi grazie di nuovo al cuore immenso di alcune associazioni che ci hanno donato, ma non sufficienti per tutti i nuclei familiari. Abbiamo fatto una scelta numerica, i nuclei familiari più numerosi, scelta condivisibile o criticabile, cioè, però era quello, ecco, in qualche modo dovevamo fare. Questa è la parte più difficile, perché dire di no a delle persone che hanno perso tutto è brutto. Consellice è uno dei comuni che più ha risentito dell'alluvione, è un comune simbolo di questo disastro. Questa valle, questo fiume si era riempito fino all'orlo, spaccando gli argini e invadendo le valli. Consellice è rimasta sott'acqua per più di 20 giorni, un metro di acqua che ha allagato l'intera piana. È rimasta così tanto da imputridire e creare un vero rischio pandemico. 20 giorni perché Consellice è in una conca. L'unico modo è stato aspettare le enormi idrovore che solo dopo 20 giorni sono arrivati e hanno svuotato l'intera conca. Ma le case ormai erano distrutte, tutto era da buttare. Andiamo a chiedere agli abitanti cosa davvero è successo, perché qui c'è stata una vera tragedia. Lo stiamo preparando per rifare tutto nuovo, ecco. Alla notte, erano le 3:30 di notte, passava la macchina che diceva di evacuare, portare, andare sui piani alti, roba del genere. Io mi sono alzato alle 4, sono andato in strada, pioveva un'acqua che Dio la mandava. Siamo venuti a casa, io e mia moglie, non abbiamo mica fatto niente, cosa mettiamo via? Intanto siamo in alto, arriva poca acqua, dico, cavolo, l'acqua è arrivata a 70 centimetri. Adesso sta cambiando tutto, perché anche il tornado che è venuto l'altro giorno, cose che non è mai successo qua. Però sta cambiando il clima, sta cambiando un po' tutto, ecco. Non pensavo, però... Perdi, poi non sai i muri, adesso non so questi muri qui, adesso... Questo è ancora molto bagnato, questo l'avevo già finito. Ho dovuto tagliare tutto il cartongesso. Ma io penso che, visto che questi eventi per me ritorna, bisogna essere preparati e avere la roba. Adesso mi dicono, sei un pazzo a mettere la cucina. Sono un pazzo, però io ci devo vivere. Quindi cosa possiamo fare? Sembra non ci sia soluzione. Certo, possiamo gestire meglio i fiumi, pulirli, gestire gli argini, evitare che crollino, ma prima o poi potranno di nuovo strabordare. Dobbiamo capire che la biodiversità non è un nostro nemico, ma anzi è il nostro primo alleato. Ma i boschi servono realmente? Lasciamo da parte la qualità dell'aria, mettiamo da parte il carbonio che assorbono, mettiamo da parte gli impollinatori e le nicchie ecologiche. Concentriamoci solo su un numero, la sua capacità di drenaggio, la capacità di assorbire l'acqua. 50 ettari di bosco ben gestito, in un'ottima biodiversità, no monoculture, è capace di assorbire 30 milioni di metri cubi all'anno di acqua. L'Emilia Romagna ha circa 1 milione di ettari di terreno agricolo. Prendiamo il 5%, non tanto, ok, forse economicamente il 5% pesa, ma pesano anche le alluvioni. Prendiamo questo 5%, costruiamo boschi ripariali, ovvero agli argini dei fiumi, in modo tale che se ci sono rotture di argini, se il fiume sovrasta l'argine, il bosco ripariale è capace di drenarlo, di assorbirlo e come una spugna di darlo lentamente con il tempo. Questa potrebbe essere una prima vera soluzione. Questo documentario si basa solo su eventi reali. Nessuna delle storie raccontate è romanzata o inventata. Gli eventi estremi descritti dipendono fortemente dal cambiamento climatico. Dobbiamo sviluppare un ecosistema resiliente per difenderci da un futuro incontrollabile.